Cosa rappresenta per te Evolution Forum Day? Ah, è facile. È l'evento da cui tutto è partito, almeno da cui è partita la seconda fase della mia vita. È il giorno più bello dell'anno, è una festa, è un incontro, è un seminario formativo da una parte, dall'altra parte totalmente emotivo, che ispira, che aggrega, che lascia nuove idee. È il giorno dei giorni, citando Ligabue. Quale sensazione provi ogni anno ad entrare a San Patrignano? Allora, da una parte brividi, perché conosco cosa avviene lì. San Patrignano è il luogo della resurrezione, è il luogo dove le persone arrivano e hanno perso la loro vita, o comunque hanno per qualche momento, per qualche attimo, deciso che non fosse così importante viverla, e invece escono con un nuovo significato. San Patrignano è a tutti gli effetti il modo con cui tante persone si riappropriano di un senso. E quindi, conoscendo quelle storie, si sente, arriva, è potentissima l'energia da cui viene coinvolto, è fortissimo l'impatto che arriva, e so che questo accade a me, e ci vado costantemente da 7 anni, e accade chi arriva lì per la prima volta, per la seconda volta, è gioia piena vedere le famiglie arrivare, i nostri clienti che portano i loro collaboratori, i loro clienti, e diventa un momento in cui tutti quanti ci ricordiamo che al di là dei ruoli che rivestiamo siamo persone. E cosa vivi in ogni edizione salendo sul palco di Evolution Forum Day? Questa è una bega, perché a differenza degli altri 18 format che ho inventato, che ho ideato, che ho strutturato e che ho il privilegio di fare ripetutamente, questa è un one shot. Cioè, puoi pensarla come vuoi, puoi metterla su carta come ti pare, ma poi viene come viene, perché gli ospiti sono tanti, perché per quanto tu te la prefiguri, poi ognuno ovviamente mette del suo e deve essere buona la prima per forza. Quindi è un mix fra totale preparazione, quindi che ovviamente viene richiesta ancora maggiormente, e un atto di fede profondo nel fatto che arrivi alle persone tutto l'amore. E cosa speri di lasciare ad ogni edizione di Evolution Forum Day a tutti i presenti? L'obiettivo ogni volta è quello di aprire le menti passando dal cuore, perché non si aprono i cervelli se non si aprono prima i cuori, gettare qualche semino di fiducia, di speranza, di competenza, di nuove visioni, che possa far sì che usciti da lì le persone si riappropriano della volontà di lasciare un segno nelle loro attività economiche, nel loro rapporto con gli altri, nei vari ruoli che esercitano. Insomma, un piccolo esercito di cavalieri della luce che va in giro in un paese come il nostro, e che ha così tanto bisogno di gente che ci creda. Si impara sempre in ogni situazione. Tu personalmente, che riflessione porti a casa dopo ogni Evolution Forum Day? La profonda gratitudine per quello che ho avuto il dono di imparare a fare, per il talento che ho avuto, una grande riconoscenza per la comunità che ci ospita e per gli ospiti eccellenti che vengono, accettano di essere lì, tanto amore alle persone che fanno centinaia di chilometri, vengono, condividono con noi e condividono con noi questa visione del mondo, lasciarlo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. Vi aspettiamo tutti con Gianluca Spadoni e tutto lo staff di Evolution Forum il 28 novembre 2020 a Evolution Forum Day presso la comunità di San Patrignano di Rimini. Fai che ce la facciamo!